il momento di parlare di un argomento sempre, secondo me, molto interessante. Cambiamo tema. Pensate che c'è un uomo, lui era un astronomo, nato nel 1879, che inventò una tecnologia, vi dico solo questo perché non sono sicuramente all'altezza dell'argomento, però vi voglio lanciare questo messaggio, che ancora oggi è utilizzata dalla NASA. Lui è un grandissimo uomo, un grandissimo innovatore, mi verrebbe da dire anche molto creativo, molto aperto. Un uomo che sapeva osservare davvero molto bene le stelle, forse andare anche oltre, mi verrebbe da dire. Un uomo più che mai attuale oggi. Ne parliamo con il mio importantissimo salotto, che ovviamente ringrazio. Grazie allora a Caterina Quarenni, responsabile Biblioteca Museo Ebraico di Bologna. Grazie a voi. Grazie al professor Flavio Fusi Pecci, vicepresidente Società Astronomica Italiana. Grazie. Grazie, buongiorno. E grazie a Sandra Caddeo della Ethnos, dico bene? Sì. Che si occupa anche di documentari, perché anche con un documentario si è parlato appunto di questo grande personaggio, questo grande protagonista che è Guido Horn. Allora, entriamo nel vivo, perché non è detto che ovviamente tutti conoscano questo astronomo di Bologna, poi in realtà le sue origini sono trentine, dico bene, sono lui era triestine. Ebreo, triestine, chiedo scusa, triestine, sì, sì. Era ebreo. Ecco, un uomo davvero particolare, un uomo che ha fatto la storia, insomma, potremmo dire. Infatti è stata una sorpresa veramente meravigliosa per noi che abbiamo avuto la fortuna e il piacere proprio, vorrei dire il piacere, di leggere il suo carteggio, che è contenuto in 10 buste da lui stesso costruite. Si tratta di circa 7.000 lettere, sono le minute delle sue lettere in spedizione. E la cosa curiosa è che non abbiamo mai purtroppo le lettere in ricezione, chissà se sono da qualche parte, chissà se un giorno le troveremo mai. Quindi solo in uscita? Solo in uscita. Un lasso di tempo 1912-1939 più o meno. Quindi, sì, insomma, è un lasso di tempo molto limitato anche nella sua vita, per cui noi abbiamo avuto una visuale molto concentrata, però ci siamo comunque fatti l'idea di una personalità veramente fuori dal comune. È stato un grandissimo astronomo e dopo il professore Fusi Pecci vi spiegherà nel dettaglio perché, ma è stato anche un grandissimo uomo di cultura, aveva passioni letterarie molto spiccate, con una predilezione per Leopardi, del quale possedeva anche edizioni antiche e preziose. Gli piaceva Shakespeare, gli piaceva Heine, anche soprattutto per la vena umoristica. Lui ha un'ironia devastante che usa con una frequenza veramente elevata nei confronti di tutto e di tutti. Interessi che spaziano anche per le etimologie, gli piace molto trovare le etimologie delle parole anche dialettali, gli piace il suo dialetto triestino, ma si interessa molto anche a quello bolognese, perché il suo rapporto con la città di Bologna è un rapporto molto vivo, è un uomo che va a teatro, che va al cinema, che vive la città, si capisce molto bene dalle sue lettere. E gli piace moltissimo il calcio, è un appassionato del Bologna, che in quegli anni è lo squadrone che vince tutti i trofei, e quindi è stato proprio anche divertente per me e per il mio collega Stefano Sinicropi, che oggi purtroppo non ha potuto venire qui, è stato proprio appunto un piacere leggere queste lettere, che sono scritte fra l'altro con una maestria davvero eccezionale. Ecco, purtroppo sappiamo che però vive nel periodo appunto dove sovrasta, ahimè, la follia razzista, ovviamente, la sì, follia nel 38... appunto, esatto, del fascismo, quindi anche lui purtroppo risente di questo, lui seguiva e gestiva il suo osservatorio, no? Sì. E da questo viene appunto in qualche modo estromesso. Sì, viene totalmente estromesso con le leggi razziali del 38, leggi che mettono anche in evidenza un ebraismo che in lui era piuttosto sopito. Nonostante fosse il nipote del rabbino di Trieste, il padre della madre, e nonostante questo nonno lo abbia allevato al posto del padre che morì quando aveva soltanto 2 anni, il suo legame con le tradizioni non appare quasi mai. Ci sono alcuni riferimenti sporadici, una datazione, le orecchie di Amman, che è un dolce
tipico di una festività ebraica che preparava la zia, è iscritto alla comunità israelitica di Bologna, però a parte questo, certo, nient'altro. Quando arrivano le leggi razziali è costretto, suo malgrado, a fare i conti con una concezione dell'ebraismo fuorviante, fuorviata naturalmente, cioè l'ebraismo come razza, ed è espulso. Ed è molto interessante quello che lui scrive in una lettera alla nipote, quando dice che il governo discrimina gli ebrei pensando che essi si coalizzino tra loro ai danni dello Stato, mentre invece questi ultimi non richiedono altro che di essere confusi con gli altri e di servire il proprio paese. E quando dice questa cosa, dice anche una cosa di grande consistenza, perché lui combatté come volontario nella Prima Guerra Mondiale in età piuttosto matura, e rinunciando al lavoro che aveva conquistato ed esponendosi anche al rischio di essere catturato come disertore dall'esercito austriaco, perché lui combatté ma sul fronte italiano, mentre era ancora di nazionalità austriaca. Conquisterà la cittadinanza italiana solamente per meriti di guerra in un periodo successivo. E quindi appunto arriva la sconsolata conclusione che sono proprio le leggi razziali, interrompendo tutti i rapporti costruiti con le altre persone, a costringere gli ebrei a ripiegarsi nuovamente su se stessi, ad andare a riscoprire per mancanza d'altro le proprie relazioni tradizionali. Certo, però questo non lo ha fermato, poi vedremo nello specifico dove sta la sua grande innovazione, che è ancora attuale, dicevo all'inizio, ancora oggi. Ma non solo questo, perché non è stato fermato, perché si parla di lui, poi capiremo davvero il motivo, se ne parla fra l'altro grazie proprio anche a una mostra, no? Presentata, esatto, in occasione della Notte Europea dei Musei. Sì. Le luci di Orr, storie di un astronomo a Bologna, insomma, fra l'altro una mostra che rimarrà aperta al pubblico a Bologna, dico bene, presso proprio la sede del Museo Ebraico, fino al 30 luglio. Sì, esatto, sì, quindi, esatto. Insomma, questo mi sembrava doveroso appunto ricordare questo momento, questa data, questi giorni, questo periodo lungo, per potersi gustare, entrare nel vivo di questo uomo curioso, di questo uomo vivace, colto e davvero, insomma, creativo. Professore, ecco, in che cosa il nostro protagonista, quindi insomma Guido Horn, ha, diciamo, cambiato, ha modificato, per che cosa va ricordato soprattutto? Beh, una cosa molto interessante che consiste in questo: tutte le persone che danno un contributo fondamentale risolvono un problema complesso in una maniera che poi diventa semplice e generalizzata per tutti. Quindi l'importanza è quando uno ti dice una cosa che ti fa cambiare prospettiva e tu frase. Da quel momento in avanti fai una cosa diversa, ed è importante perché lui l'ha pensata nel 1932, l'ha realizzata intorno agli anni 50 in pratica, quindi l'ha messa per far vedere che funziona, e oggi abbiamo che i grandi telescopi del futuro, quindi il James Webb Telescope sarà lanciato nel 2018 e va a osservare nello spazio, è fatto con questa tecnologia che poi chiameremo dei tasselli, spieghiamo, il nuovo telescopio da 39 metri che verrà montato in Cile dalla Comunità Europea, il più grande telescopio del mondo, 39 metri, sarà fatto con 798 pannelli, esattamente con lo schema che lui aveva pensato nel 1932. Pensate. Questo ci dice che l'idea, uno dice, ma porca miseria, non è che ci vuole un genio a pensare di fare dei tasselli? No, perché il problema è complesso, cerchiamo di capire al volo, cos'è che fanno gli astronomi? Gli astronomi, oltre a divertirsi, che è un gran bel lavoro, fanno anche questo: dobbiamo raccogliere un segnale luminoso che viene dagli oggetti celesti che sono immersi nel fondocielo, quindi nelle luci, eccetera. Quindi il problema è raccogliere quanto più segnale possibile viene da questi oggetti. Quindi, facciamo finta che piova, se piove, se io apro la bocca mi si riempie la bocca, se prendo un imbuto grandissimo ne prendo molto di più. Certo. Bene. Però cosa succede? Che più io faccio grande l'imbuto, più è complicato e più costa. Allora, gli astronomi avevano lo stesso problema, fare degli specchi grandi, telescopi grandi, che potessero raccogliere molto segnale e, attenzione, allo stesso tempo capire da dove viene il segnale. Perché io voglio vedere bene, voglio avere un'alta risoluzione, no? Oggi compriamo la televisione ad alta risoluzione per vedere bene. Quindi migliore è il segnale, più grande è il segnale che raccolgo e migliore la risoluzione. Per ottenere questo si costruiscono degli specchi sempre più grandi, sempre più pesanti, sempre più costosi e sempre più difficili da gestire dal punto di vista meccanico, perché è un affare che pesa moltissimo.
Lui ha detto, ma perché fare una cosa così macroscopica? Facciamola piccola e con dei segmenti, degli esagoni, quindi lo vedremo, ecco, lo vediamo anche nelle figure. Facendoli in questa maniera, attenzione, ci siamo, ottengo due risultati. Il primo, che è molto più semplice sistema, il secondo, altrettanto importante, che mentre io lavoro osservo, posso adattarli, posso posizionarli in modo che la risoluzione, la nitidezza dell'immagine sia sempre migliore, ottimizzata. Certo. Quindi ripeto, perché il discorso è complicato, ma ci capiamo. Raccogliere maggior segnale possibile con uno strumento più flessibile possibile che consenta di fare lo stesso lavoro in maniera più semplice, più ottimizzata, per cui i telescopi nel suo tempo, nel 32, erano fatti a mano, lavorati, eccetera, ci voleva un sacco di tempo. Oggi con i computer questo sistema lo gestisco automaticamente, in tempo reale posso osservare anche dallo spazio e ottimizzare la qualità dello specchio istante per istante. Quindi in questo senso è stato un innovatore non solo tecnologico, ma un innovatore della metodologia, cioè in altre parole ha aperto un modo diverso di fare una cosa che altrimenti sarebbe stata molto più complessa. Quindi in questo senso bisogna dargli atto di questo, e purtroppo naturalmente le tecnologie vanno come vanno, non è che il suo nome circoli ovunque, ma speriamo, ecco, che in futuro, esatto, noi stiamo cercando di fare in modo che, siccome questa idea è stata fatta da lui nel 32 e non è che è stata, insomma, diciamoci la verità, quando queste cose passano agli americani, quella non è che loro sono così contenti di ricordarsi chi se l'ha inventata, dice ma noi siamo bravi, facciamo, abbiamo fatto, vi spieghiamo come va il mondo, poi si scopre che c'è uno che te l'ha spiegato 30 anni prima e che, ripeto, nella torre dell'osservatorio astronomico di Bologna c'è ancora il prototipo, 1,80 m di specchio fatto, in cui lui ha preso 10.000 lastre, cioè ha fatto delle foto vere, non è che ha fatto una prova, certo, l'ha costruito insieme, certo, agli altri. Quindi in questo senso è un personaggio che va valutato, anche perché è un vero personaggio, è in un certo senso un strano miscuglio, è un uomo dell'Ottocento, è nato nel 1889, quindi nel 1900 aveva 21 anni, ma aveva la testa di uno che guardava oltre e aveva un interesse, come ha detto prima Caterina, per dire giocava a scacchi con Morandi, dice non importa, però per dire che l'uomo, vuol dire, era veramente poliedrico. Chiaramente oggi come oggi, sono passati tantissimi anni, le cose sono evolute, si fa in modo diverso, ma l'idea rimane, come noi sappiamo bene, chi mette il seme è quello che in qualche, certo, modo fa sì che poi la pianta cresca, lei immagino che lo possa capire facilmente, e anche chi ci ascolta. Quindi chi ci ascolta si ricordi questo personaggio, è una gloria italiana nella tecnologia e nella ricerca. Tanto appunto che molti telescopi appunto della NASA seguono, certo, questa struttura. Adesso dico una cosa un po' sciocchina, noi stiamo cercando di provare di far mettere il nome. Potrebbero avere il nome. Lo so, però capito, come dire, siamo passati tanti anni, 70 anni, però voglio dire, l'importante alla fine è riconoscere alla gente, certo, le capacità, chiaro che Einstein, voglio dire, a suo modo, non è che possiamo fare confronti, però stiamo parlando di una persona che, ripeto, è questo importante, quando tu hai uno che nel momento in cui ha dei problemi complessi ti trova una soluzione innovativa, semplice, elegante, lasciatemela dire in questa maniera, il problema cambia prospettiva, si semplifica e si fa un vero passo avanti nella ricerca. Questo è il punto nodale. Quindi in questo senso è stato un ricercatore che ha aperto una porta che anche oggi è utile. Ecco, oggi sarebbe secondo lei un grande comunicatore, perché mi dà l'idea che avesse molto forte il concetto di rete. Allora, personalmente, io ho avuto modo per una serie di circostanze fortunate di conoscerlo quando lui era molto anziano, quindi adesso, diciamo, l'uomo non è che fosse non è uno showman, non era, ma no, stiamo, certo, parlando degli anni 50-60. Certo. Però aveva un aspetto interessante, lui ha capito che quando tu fai una cosa scientifica che impegna dei soldi della comunità, devi comunicare, devi far capire alla gente perché lo fai, devi spiegare dove li metti, devi farti valutare rispetto al risultato che ottieni. Questo è un aspetto fondamentale, lui è venuto a Bologna, è diventato direttore, poi è stato cacciato, abbiamo detto bene, ma ha riaperto una scuola, ha riaperto una tradizione, ha aperto anche questo canale di comunicazione con questa rivista Cielo, che fa sì che tu, cittadino italiano che paghi le tasse, se vuoi capisci di che cosa stiamo parlando, perché si fa, questo vale anche oggi, certo. Oggi la ricerca scientifica richiede un impatto fortissimo economico, aperta parentesi, con grandissima ricaduta, dico una battuta che può interessare chi ci ascolta. Questa idea del telescopio Tasselli, che viene ripetuta nel telescopio di 39 metri, più grande del mondo, che nel 2024-25 sarà messo in Cile, costa il telescopio 1.200.000.000 di euro, quindi stiamo parlando di soldi. Ebbene, ve lo dico perché è importante, 400 milioni rientrano nell'industria italiana,
400 milioni rientra l'industria italiana a fronte di un impegno nostro di 50 milioni per star dentro. Quindi la ricerca scientifica con un'idea innovativa, ecco, riporta a casa dei contributi sul lavoro. Allora, questo è il punto importante. Quindi questo signore a suo modo ha aperto una strada che anche oggi dà un influsso importante. Quindi secondo me va celebrato per questo. Poi chiaramente, come tutti, avrà avuto i suoi difetti e le sue qualità. Certo, chiarissimo. Beh, speriamo che sia capito. No, no, è molto chiaro, mi creda. Beh. Sì, sì, sì. È stato molto chiaro e anche molto incisivo ed emerge in tutti voi proprio, adesso sentiremo appunto anche Sandra Caddeo, insomma, questa grande passione per questo uomo appunto che è un uomo del futuro anche davvero. Sì, che merita di essere ricordato. Ha guardato verso il futuro. È verissimo, è verissimo. Sandra Caddeo, diciamo appunto Ethnos. Ethnos, ecco. Perché... questa figura merita di anche di essere ricordata con un documentario. Ecco, noi siamo appunto che si occupa di documentari, quindi esatto, ecco perché. Noi siamo nella fase di scrittura della sceneggiatura, proprio perché questo è un personaggio eclettico e geniale ed è stato anche un moderno, ha avuto una visione moderna dell'editoria scientifica, perché Celum si occupava di spiegare con parole semplici concetti complessi e lui, come moderno editore, fidelizzava già i lettori pubblicando a puntate la piccola enciclopedia dell'astronomia. Aveva dei concetti, aveva proprio uno spirito moderno. E si era già reso conto dell'inquinamento visivo delle città, quindi lui fu il patrocinatore della stazione osservativa di Loiano, che per decenni fu all'avanguardia in Europa e si occupò, la sua spinta è un personaggio che è importante da far conoscere anche alle nuove generazioni, certo. Perché lui riuscì a portare a compimento innumerevoli progetti di alto valore scientifico, la stazione osservativa di Loiano, la rivista Celum, lo specchio a tasselli che realizzò, ed era in un periodo, come ha ricordato Caterina, dove c'era una forte crisi economica tra i due conflitti mondiali e subito le leggi razziali. E la sua tenacia, la sua risolutezza, unita alla sua genialità, l'hanno portato a portare a compimento tutti questi obiettivi. Certo. Quindi un messaggio per i giovani notevole, cioè di riuscire portare comunque sempre avanti, sì. Le proprie idee, esatto. A essere originali in qualche modo, esatto. Non avere paura, insomma, essere sì. Originali. Poi c'è stato anche qualcun altro, è più recente appunto, che ha detto insomma qualcosa sì. Di simile, insomma. E quindi capiamo da voi molto molto bene un grandissimo personaggio. La sceneggiatura, fra l'altro, di questo documentario, sì. Se non sbaglio, viaggerà in modo parallelo poi anche questa ricerca di documenti, che so essere davvero tanti quelli che avete appunto potuto sia trovare che appunto elaborare. Esatto, ringraziando anche la dottoressa Marina Zuccoli, tutti i familiari che si sono dati disponibili a recuperare documenti che erano di proprietà privata, di proprietà del loro archivio personale, e a raccontarci aneddoti di vita anche. Insomma, che anche questo ovviamente, io dico sempre, sì. Fanno poi parte dell'essere umano in senso lato, totale. Poi insomma cercheremo anche di scoprire, di sapere se ce lo potete già dire adesso oppure quando sarà visionabile appunto, quando si potrà gustare questo documentario. Il film. Le dico una cosa che le sembrerà banale, ci vogliono dei soldi, chiuso la parete. Sì, nel senso che è fantastico, professore. Quell'idea di fare il film, secondo me il personaggio lo merita, voglio dire, per tanti motivi, perché come ho detto non è solo uno scienziato, è anche un uomo. Chiaramente, fra l'altro, ripeto, nato nell'Ottocento, che ha fatto delle cose fino al 1950, ma proiettato nel futuro, e quindi è per di più che ha colto l'aspetto di importanza di comunicazione, di spiegare. Cioè, allora, riuscire a fare qualcosa che sia, per esempio, questi giorni c'è il Biography in Festival, va bene, a Bologna,
metterlo un filmato in questo contesto è la biografia di un personaggio che ha qualcosa da dire. È chiaro che bisogna renderlo poi spendibile, visibile per il pubblico. Noi dobbiamo riuscire a trasmettere non solo l'aspetto scientifico, che magari è quello più complesso, ma anche l'aspetto complessivo umano, quello che loro hanno fatto. Io non ho fatto niente, ho fatto solo delle chiacchiere, quindi non mi prendo dei meriti, però voglio dire, loro, cioè Caterina e il suo socio, si sono letti un sacco di lettere, lei ha raccolto un sacco di cose, c'è una grande spinta e c'è un grande interesse nel contesto anche della divulgazione e della comunicazione per dare spazio. È chiaro che bisogna riuscire a far crescere di par passo un interesse e una motivazione per poter andare avanti, insomma. Certo. Quindi qui ci vogliono anche delle risorse, perché come non devo spiegarla a voi, se uno fa una cosa o la fai fatta bene, che sia degna, se no, se dobbiamo fare una cosa fatta male, tanto vale lasciare roba nel cassetto, che stiamo a perdere tempo. Mi piace moltissimo quello che dice il professore, cioè perché è molto pratico. Qui il problema è che noi dobbiamo cercare di cose farle bene. Se le cose sono fatte bene, sono fatte bene. Chi le fa, le fa. Se è fatta male, è fatta male. Inutile. Quindi stare può essere qui. Anche un messaggio, no? Quindi il messaggio è: noi vogliamo fare questo, se qualcuno ritiene che valga la pena, benissimo. Dobbiamo però essere messi in condizione di fare una cosa seria. Dico una cosa, perché questa signora qui, la Sandra Cadea qui a fianco a me, che ha lanciato questa idea, è sostanzialmente, lo dico con affetto, una pazza. Perché è una pazza? Perché ha contattato e ha coinvolto Tom Hanks, il quale ha detto una cosa meravigliosa. Se questo Tom Hanks si alzasse domattina, è impazzito anche lui, dice facciamo un film su Guido Horn, è chiaro, ha capito, che viene fuori una cosa grandiosa. Però perché, ce lo porti qui anche. Però sì, allora, ha promesso, lo mi sono fatto promettere, che se porto Tom Hanks veniamo a TRC e facciamo dire, ecco, grazie, lei parla professor. Con Tom Hanks, gli spiega delle cose eccezionali e siete tutti contenti, va bene? Esatto, facciamo lo anche in inglese l'intervista, ecco, facciamo in inglese, in latino, possiamo farlo in qualunque linguaggio, insomma, tanto basta che lo facciamo vedere Tom Hanks e dicono TRC è venuto Tom Hanks, cioè, è un grande, aumenta la pubblicità moltissimo, con i soldi raccolti facciamo il film, va bene? Fantastico, scusate, faccio una parentesi perché veramente sto scoprendo minuto dopo minuto il professore. Capito, cioè a un certo punto il problema è questo, insomma, no? No, perché sennò parliamo di niente. Mi piace molto perché è questa sua grandissima professionalità, ricordiamo appunto astronomo. Sì, ma lascia stare. No, ma lascia stare, però è fantastico. Conta, lei è quello pratico. Che si dice, quello che mi si piace. Fa, il resto sono chiacchiere. Cosa dice? Portiamo Tom Hanks? Portiamo Tom Hanks e continuiamo anche la ricerca storica. E continuiamo anche la ricerca storica. Ci mancano parti enormi della però sua storia. Però intanto la mostra c'è. Intanto la mostra c'è. Partiamo già da questo che è importante. Sono 17 pannelli, 6 scientifici che hanno scritto il professor Bonoli dell'Università di Bologna. È professore docente di storia dell'astronomia, quindi garantiti, e gli altri 11 invece sono il frutto appunto di questa prima ricerca condotta da noi e riguardano la storia e la personalità di Horn. E colgo l'occasione anche, non vorrei dimenticarla, per ringraziare la dottoressa Vittoria Lacchini, nipote di un altro scienziato della nostra regione, Giovanni Battista Lacchini, che ci ha dato della documentazione, che possiede un archivio, quello appunto di suo padre, con il quale c'era un fittissimo carteggio che sta riordinando, e speriamo un giorno chissà di poter anche sfogliare quel carteggio lì. Certo. Anche per andare un po' a integrare le lacune di quello che abbiamo letto finora. Ecco, nei pochi minuti che rimangono, se doveste trovare in qualche modo un aggettivo, una frase, insomma, per dire quello che potrebbe essere il lascito di Guido Horn alle nuove generazioni, quale potrebbe essere, secondo voi? Innovativo, l'abbiamo capito, però insomma... Non abbattersi mai. Una brillante intuizione che ancora oggi è fondamentale, sì. Quindi è così, insomma. È questo. Sì, direi che hanno già detto l'essenziale, proprio la tenacia e la lucidità, l'anticonformismo anche, sì, che secondo periodo, me sta proprio alla base delle sue intuizioni. Lui esce dal canale
del pensiero dominante, sempre si lascia affascinare, come tutti i reduci dalla prima guerra mondiale, da Mussolini, ma è solo un attimo, lo intuisce in tutti i suoi limiti con una precocità veramente straordinaria, ancora di più con Hitler. Quando Hitler sale al potere, lui scrive: se l'Austria e la Germania si consegnano a quest'uomo sarà la fine di questi paesi, ma veramente subito ha una capacità. Poi abbiamo parlato dello specchio a tasselli, loro non parlano mai di un'altra scoperta che per me è affascinantissima, cioè lui capisce il punto relativo a un fenomeno chiamato goccia nera da secoli di studi. No, lo di tu, no, vabbè, ormai sono diventato astronomo, quindi puoi dire. Da secoli di studi di osservazioni scientifiche, quando un piccolo pianeta passa davanti al disco solare, sembra che sul suo profilo si crei una deformazione, la cosiddetta gutta nigra. Il pensiero dominante è: si tratta di una deformazione provocata dall'atmosfera che non lascia arrivare l'immagine nitida. Lui invece capisce che si tratta di un difetto nell'occhio di chi guarda, un semplice difetto di astigmatismo. Secondo me questa scoperta è devastante nella sua, nella sua semplicità da una parte, soprattutto togliersi dal solco di pensieri che si sono stratificati nel corso di secoli è difficilissimo. Certo, guardare tutto da un'altra prospettiva. Ha guardato il problema dalla parte opposta, non si è lasciato deviare. È sempre stato discorso, cioè bisogna essere come lui multidisciplinare, quindi avere una conoscenza ampia degli argomenti di tutti i settori, perché lui conosceva l'ottica, la fisiologia, questo e quella, essere appassionato, poliglotta eccetera, e usare il cervello per fare connessioni e ragionare al di fuori del solco ovvio. I ragazzi che vanno a scuola devono imparare che a scuola si va per questo, il resto è tutta chiacchiere, cioè quello che conta è aprirsi la zucchetta, diventare svelti, intelligenti e far lavorare il cervello, che non si rovina, stranamente, contrariamente a quello che tanti pensano. Si può sforzare un po', tant'è che se pensi qualcosa di intelligente ti viene lievemente mal di testa, vuol dire che il cervellino sta lavorando. Qui è uguale, il nostro amico aveva un cervellino che lavorava lacrimente anche ai suoi tempi, e quindi oggi farebbe uguale, sarebbe una persona intelligente con la testa. Chi sarebbe oggi al volo? Oggi sarebbe una persona intelligente, ecco. Un po' fuori degli schemi, potrebbe anche non fare carriera, attenti, perché se uno entra un po' troppo complicato, hai capito, il Verissimo. Mondo dice: aspetta un attimo, non è che questo qui poi è un matacchione, perché magari sarebbe quindi stato... Quindi fosse nato anche in un momento non giusto. Era non era banale, possiamo da controllare, così. Hai capito, perché lui quando gli hanno detto: te sei ebraico, sei di religione ebraica, vai a casa, lui non ha detto: guardate, ho scherzato, perché lui in realtà non era un gran credente. Però quando è stato detto: no, fermi tutti ragazzi, voi mi prendete da questa parte, allora io me ne vado, arrivederci, ci vediamo un'altra volta. Certo. Cioè, vuol dire, quindi la coerenza in un contesto, persone intelligenti, qui le persone intelligenti vanno sempre bene, servono sempre. Vanno sempre bene. No? Dico bene, grazie. Anche TRC servono sempre. Perfetto. Sì, non so se il riferimento era... No, sto scherzando, ma per dire che per noi è importante riuscire a mandare questo messaggio, e la ringrazio a nome di tutti. E l'avete mandato... Per il fatto che ci avete invitato. L'avete mandato molto molto chiaramente, con grande passione, con delle frasi secondo me molto incisive, che posso dire, e non per, che sia chiaro, sminuire la figura assolutamente di Horn, ma con frasi che vanno bene per tutti. Beh. E quindi questo è il messaggio secondo me molto molto attuale. Ovviamente ricordo Le luci di Horn, storie di un astronomo a Bologna, una mostra sensazionale, molto bella, che davvero va oltre quelle che sono le stelle, in occasione proprio della Notte Europea dei Musei, appunto, quindi al Museo Ebraico di Bologna, fino al 30 luglio. Grazie per questa lezione.